Questo è un momento storico per Ottolina TV. Siamo entrati in possesso di una pala russa. Questo è lo scoop che avremmo dovuto proporvi se le previsioni dei nostri media fossero state azzeccate. E invece, a quasi 3 anni dallo scoppio della fase ad alta intensità del conflitto in Ucraina, i dati ci parlano di tutt'altro. Come sa bene chiunque abbia letto Tolstoi. Ah, già, ma non sta bene leggere i classici russi. Scusatemi. Come sa chiunque abbia letto Tolstoi, dicevo, i russi sanno tirare fuori delle inaspettate capacità quando si sentono minacciati da forze esterne. Ed è la terza volta che gli europei occidentali si abbagliano all'idea che i russi siano soltanto una manica di ubriaconi disorganizzati, buoni solo a bere vodka. Come se stare a bere vodka, tra l'altro, fosse una cosa negativa. Perché continuiamo a sottovalutare gli altri popoli? Si chiede ogni persona sinceramente interessata alla pace. Perché i nostri media gareggiano nell'arte della mondatura per mezzo linguale degli orifizi anali dell'amministrazione americana, forse? Perché, come ci insegna il mitico Alessandro nel suo imperdibile video su Rampini, siamo intrisi di suprematismo? Perché i guru del volontarismo magico di Instagram ci hanno finalmente convinto che se vuoi, puoi? Non mi rimane che invitarvi a scoprirlo con il prossimo video di Alessandro, sempre qui, sempre su Ottolina TV. Ah, e non dimenticate, è ovvio che non vi invitiamo al clicktivismo, ma vi invitiamo a far circolare i nostri contenuti che vengono presi di mira dagli algoritmi della simpatica Silicon Valley. Perciò prendete i video e condivideteli, parlatene, giocateci, insomma l'importante è che girino e che girino voci e analisi non allineate. E chi non lo fa? Il budello di s***a.